Ogni tanto torniamo a fine Settecento, di solito per qualcosa che c'entra più o meno direttamente o indirettamente con Lady Oscar. Qui in realtà molto indirettamente, perché parliamo di diversi anni dopo lo scoppio della Rivoluzione francese, anzi durante il cosiddetto terrore, quando la lama della ghigliottina imperversava. E allora oggi parliamo di un classico, l'intramontabile La Primula Rossa della baronessa Emma Orsi, ungherese di nascita. Questo romanzo è del 1905, in realtà era già stato pubblicato a fascicoli appuntati un po' prima, e poi ci sono altri romanzi della stessa serie, della stessa autrice, per un totale di 10. Fino a qualche anno fa non era molto facile procurarsi questo testo, questa è un'edizione economica di circa 35 anni fa, però so che abbastanza di recente diverse case editrici hanno avuto la brillante idea di ripubblicarlo, giustamente. Il personaggio è entrato nell'immaginario collettivo, no? Quando si dice che uno è come la Primula Rossa, si intende che è inafferrabile. Però probabilmente la maggior parte delle persone che usa questo modo di dire non ha neanche mai letto questo avvincente romanzo, che invece vale la pena. Di cosa parla? Parla di un certo numero di nobili francesi che cerca in tutti i modi di evitare di ritrovarsi il collino sotto la malefica lama e ci riesce grazie a un'organizzazione segreta d'oltremanica, quindi su suolo inglese. E è qualcosa a metà tra il romanzo d'azione e il giallo vero e proprio, no? Tinto di spionaggio. Sono pagine ricche di suspense, perché l'autrice riesce a sviare i sospetti sul personaggio misterioso, poi la sua identità arriva come una rivelazione clamorosa nel brillante finale. Però per il resto, come dice il noto motivetto, la cerca qui, la cerca là, dove si trovi nessuno lo sa, perché catturare mai non si possa quella dannata Primula Rossa? Ecco, funziona così. E il primo capitolo si intitola significativamente Parigi, settembre 1792. Quindi ci catapulta direttamente nel periodaccio più disgraziato, no? Quello in cui le teste rotolavano a ritmo impressionante. E dunque è il momento perfetto per ambientare una storia in cui un'organizzazione clandestina trama nell'ombra per far fuggire i nobili francesi in Inghilterra. E ogni volta che un nobile viene salvato, compare un bigliettino con un disegno di una Primula Rossa. Fiore tutto sommato piuttosto comune, però molto simbolico perché è uno tra i primi a fiorire subito dopo il disgelo. Anagallide si chiamerebbe questo grazioso fiorellino, perché fa male alle galline se lo mangiano, ma questo l'ho scoperto. Volendo ci sarebbe un film del 1934 con Leslie Howard e Merle Oberon che inizia sulle note della Marsigliese, una roba un po' pesantina, vecchiotto perfino per me. Quindi. Comunque, è lecito chiedersi se ci sia un fondamento reale nell'invenzione della baronessa Orsi, no? Profonda conoscitrice della storia della Rivoluzione francese. Ebbene sì. In realtà c'era un certo Jean-Pierre de Batz che inizia come deputato della nobiltà negli Stati Generali nel 1789 e finisce per diventare un personaggio misterioso, a sua volta un cospiratore, un realista nel senso di monarchico, che Saint-Just e gli altri vedevano come il fumo negli occhi, chiaramente. Costui tramava nell'ombra, appunto, finanziava gente, spie, però non è che facesse fuggire i nobili francesi in Inghilterra. Il suo scopo era più che altro fare un gran casino, no? Seminare zizzania tra i deputati della convenzione per metterli l'uno contro gli altri e scatenare sperabilmente l'anarchia. Insomma, far implodere sta benedetta, maledetta, insomma, beh, rivoluzione. E in effetti è quello che succede. Saint-Just e Robespierre sono disposti a qualsiasi cosa per catturare questo tipo qua. E ci sono delle sue memorie nelle quali racconta i suoi stratagemmi, i suoi travestimenti, c'erano in particolare tre identità che lui assumeva alternativamente. E alla fine, a dramma finito, con la restaurazione fu nominato maresciallo di campo, quindi gli è andata anche abbastanza bene. La cosa divertente è che per quanto sia ovvio che la baronessa si sia in qualche maniera ispirata alla figura di De Batz per la Primula Rossa, in realtà De Batz come personaggio c'è con quel nome lì nel seguito della Primula Rossa, che si intitola Eldorado, però come un personaggio molto ben distinto dalla Primula Rossa e anche in un certo qual modo un po' il suo antagonista. D'altra parte, mentre la Primula Rossa è personaggio assolutamente inequivocabilmente positivo, il barone del Paz, ma non si capisce bene che tipo fosse, un po' meno senza macchia del nostro eroe di sicuro. Ultima curiosità,
Il personaggio femminile principale, che è francese e vive in Inghilterra, come fa di cognome? Saint-Just, come l'orrendo Louis Antoine, ma non c'entra nulla perché anzi il fratello della protagonista femminile si chiama Armand Saint-Just ed è un moderato della rivoluzione. Ok, basta, dai, leggetevelo. La primula rossa della baronessa Orsi e iscrivetevi al canale. Alla prossima storia.